Carissimi fratelli e sorelle, buona domenica. Questi giorni per noi sono molto importanti perché stiamo vivendo il Sinodo diocesano e si ripete per noi quello che fu per i discepoli. Gesù prese i suoi discepoli e andò in mezzo alle genti, come inizia il Vangelo di oggi. Anche noi in questo Sinodo vogliamo camminare con Gesù seguendolo, per capire chi lui è. Infatti nel viaggio il Signore domanda ai suoi: ma la gente chi dice che io sia? Ecco, il Sinodo è un po' questo, no? Come Chiesa, come discepoli di Gesù ci domandiamo: ma gli altri che cosa pensano di Gesù? Che cosa pensano di noi come Chiesa? Chi ritengono che sia Gesù? Ecco, rispondere a questa domanda è molto difficile. Gesù ovviamente è colui che offre la sua vita per tutti noi, Gesù è colui che apparentemente sconfitto trionfa sulla morte, ma ci insegna che per poter realizzare le cose belle di Dio nella storia dobbiamo fare quello che ha fatto Dio, cioè offrire la nostra vita per il bene del Vangelo e quindi per amore dell'umanità affinché l'umanità incontri la vera vita. Pietro non accetta questo, non accetta che il Signore debba offrire la sua vita, che debba morire in croce. Pietro rifiuta questo. Pietro somiglia a molti di noi quando non accettiamo di impegnarci con Cristo, quando non accettiamo di spendere per Lui e con Lui la nostra vita. E il Signore ovviamente, benché rimanga un po' male perché Pietro non ha compreso, è pronto a questa difficoltà di Pietro, come è pronta la difficoltà di tutti noi. Quando si fa difficile la sequela, Gesù non ci manda via, ci dice: tornate a camminare dietro di me, seguitemi. È bello recuperare questa espressione non soltanto come un rimprovero di Cristo, ma come un invito del Signore a tornare dietro Lui, a diventare discepoli, quindi bisognosi di conversione. Ecco, noi in questo sinodo siamo accompagnati dallo Spirito dietro Gesù per provare a farlo conoscere agli altri, a capire chi è lui per noi. Ovviamente noi dobbiamo recuperare una consapevolezza importante, quella che non possiamo pensarla secondo il mondo, non pe possiamo pensarla come pensano tutti quelli che non hanno conosciuto il Cristo, perché noi come credenti dobbiamo invece cominciare a pensare, ad agire come agisce il Cristo, come lui si comporta. Ecco perché, così come lui si dona sulla croce, ci dice: chi vuol salvare la propria vita la perderà. Chi vorrà ovviamente salvare la propria vita per il Vangelo la deve perderla per il Vangelo. Allora siamo invitati noi a capire che perdendo quello che a volte di umano, di comodo c'è nella nostra esistenza e accettando tanto di sacrificarci per servire il Vangelo, troviamo la nostra vita perché il vero senso della vita è seguire il Signore, è realizzare quella missione che Lui affida a ciascuno di noi. Nel Sinodo sentiremo parlare di tanti ministeri, stiamo riflettendo su come gestire tante cose nelle comunità, come gestire direttamente l'annuncio del Vangelo, tutti siamo coinvolti. E forse Gesù una buona volta ci fa capire che come credenti di questo secolo, di questi anni, non possiamo più dire: non ho tempo per la messa, non ho tempo per impegnarmi in questa attività pastorale, voglio lasciare questo impegno in parrocchia. Forse è un po' perdere la nostra vita, perché la vera vita e la vera forza e la vera gioia di vivere la conquistiamo non con le nostre forze, ma la riceviamo come dono. E quindi la riceviamo se decidiamo di donarci a Lui, perché Lui doni a noi la vera vita. Chiediamo allora come dono per la nostra Chiesa che vive questo momento di grazia che è il Sinodo diocesano, ma anche per tutti i credenti, per tutti coloro che ci ascoltano anche al di là di questa diocesi, che questa parola ci aiuti a capire che dobbiamo dare la nostra vita a Cristo, mettere la nostra vita a servizio del Vangelo per trovarla veramente. E quando ci mettiamo a servizio del Signore, passa quell'infelicità, passa un po' quell'amarezza, passa
quel non senso di vivere, perché stando con Lui, diventando Suoi discepoli e mettendoci a servizio del Vangelo, donando una parte di noi alla Sua missione, noi troviamo tutto quello che è il vero vivere. Chi perde un po' della sua vita per Cristo la ritrova ampiamente. Signore, aiutaci a donare a Te la nostra vita per cominciare a vivere nella gioia.